Buongiorno a tutti gli studenti delle mie due terze, la terza B e la terza G. Oggi faremo una lezione sulla Invencible Armada con l'accompagnamento di questo fischio che è la ventola del mio computer che non ce la fa più a supportare i programmi di grafica. Quindi dovete farci l'orecchio. Che cos'è l'Invencible Armada? Ossia l'armata invincibile. È la flotta che mette in campo Filippo II, che ha niente meno che l'intenzione di andare ad invadere l'Inghilterra. Sì, signore, proprio l'Inghilterra. Filippo II, che aveva combattuto a Lepanto contro gli ottomani, che combatteva nelle Fiandre contro i calvinisti, adesso ha il desiderio di armare una flotta e di andare a combattere contro questi anglicani che hanno abbandonato la vera religione. I motivi di questa spedizione non sono tanto economici, ovviamente conquistare l'Inghilterra aveva anche dei risvolti economici e politici, ma più che altro questa impresa era seguita da Filippo II per ragioni ideologiche. Lui voleva diffondere il cattolicesimo in tutta l'Europa e voleva riportare tutta l'Europa dentro il cattolicesimo. Questo è il padre Rivadeneira ed è il teologo di corte di Filippo II e fa un discorso al re e a tutti gli ufficiali che ha il sapore ancora delle crociate, perché lui dice che loro certamente vinceranno, perché tutti i santi saranno alleati con la Spagna e certamente la vittoria sarà loro. E in questa Inghilterra che ha abbandonato la vera fede, dice, dove si sono convertiti quindi all'errore, è giusto riportare l'ordine, riportare la fede cattolica. Capite che questo è davvero incredibile perché siamo già alla fine del Cinquecento, però l'invasione dell'Inghilterra ha proprio il sapore di una crociata nella mente di Filippo II. E se noi leggiamo gli scritti davvero di questo Rivadeneira, ci accorgiamo che più che una spedizione militare si trattava davvero di una missione di tipo quasi religioso. Naturalmente il comando delle navi deve essere affidato a un nobile. E questo è il duca di Medina. E adesso andiamo a vederlo, eccolo qua. Questo non è un vero condottiero militare, non ha esperienza in campo militare, però è un grande di Spagna, cioè è uno dei nobili di più alto rango, e quindi questo Medina Sidonia, che è un duca di nobilissima stirpe, viene visto da Filippo II come l'ufficiale al quale tutti gli altri nobili spagnoli dovrebbero obbedire. Ovviamente questo duca non vuole negare il suo appoggio al sovrano, a Filippo II, accetta di comandare la spedizione e così tutto ebbe inizio. E ovviamente in Inghilterra però c'era una rete che oggi diremmo di intelligence, si sapeva dell'arrivo degli spagnoli e fra l'altro anche questo Drake, che fu anche un corsaro, adesso era al servizio della regina Elisabetta I d'Inghilterra, stava aspettando gli spagnoli sulle coste inglesi. Tutti si preparavano all'arrivo di questi spagnoli. E quello che avvenne fu qualcosa che determinò da allora in poi l'esito di tutti i conflitti navali in Europa. Le navi più piccole, più maneggevoli, ora che esiste un'artiglieria, ora che esistono i cannoni, vincono sempre contro le navi
più grandi che hanno difficoltà a muoversi, magari hanno anche una buona potenza di fuoco, ma se non riescono a manovrare rapidamente possono essere facilmente bersaglio delle navi più piccole. E infatti la flotta inglese riesce a cannoneggiare e ad affondare le navi spagnole già nel canale della Manica, prima ancora che si avvicinino alle coste. Qui vedete una piantina nella quale c'è il canale della Manica. Partono dal nord della Spagna, fanno tappa a Lisbona e alla Corugna per radunare le navi e dopodiché si dirigono verso l'Inghilterra. Sono una flotta immensa, incredibile, perché sono 140 galeoni e già nello stretto appunto della Manica, come dicevamo, le prime sconfitte, le prime navi vengono abbattute. Quindi non resta altro da fare alle navi degli spagnoli per poter ritornare in patria che circumnavigare tutta quanta l'Inghilterra e ritornare indietro passando al largo della Scozia e dell'Irlanda, perché non riescono più a fare marcia indietro, perché ci sono queste piccole agili imbarcazioni inglesi che li aspettano. E la spedizione fu davvero tragica, perché durante questo periplo delle isole britanniche il tempo è terribile e molte delle navi affondano anche in balia delle onde e delle tempeste. Per esempio, al largo dell'Irlanda, 24 galeoni affondano soltanto per il mare in tempesta. Quindi capite benissimo che la regina Elisabetta prima d'Inghilterra può festeggiare il suo trionfo e che Filippo II torna a casa sconfitto, proprio come Don Chisciotte che prova a combattere contro i mulini a vento, ma chiaramente senza successo. Ecco. Quindi dicevamo che avremmo raccontato un po' che cos'è il disastro dell'invincibile armata, e allora ecco che l'abbiamo fatto. Così la prossima volta continueremo la settimana prossima la nostra storia dell'assolutismo, parleremo della Francia, parleremo della guerra dei Tre Enrichi in Francia e della appunto guerra di successione che c'è stata, che fu anche una guerra di religione. E lo vedremo insieme naturalmente. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento alla settimana prossima. Seguirà un calendario che metterò presto su Classroom nella pagina della vostra classe.